Amici di Dicento Stili, siamo ancora all'Ex Art con le Lucido Sottile. Ciao. Ciao Vladimiro. Ciao. Allora, noi vi conosciamo chiaramente di fama, ma vorremmo un po' sapere come avete mosso i primi passi in questo meraviglioso mondo che è il teatro. Raccontateci un po' come avete iniziato, da cosa è partita la vostra avventura, insomma, in questo mondo. Allora, apro io e ti racconto che abbiamo fatto dei percorsi separati, ma molto simili io e Tiziana, fin tanto che a un certo punto non ci siamo incontrate. Abbiamo fatto un percorso molto vasto a livello di studi, perché siamo passate dalla danza al teatro alla musica, e questo incontro è stato possibile, è stato realizzabile proprio grazie al fatto che ci piacesse così tanto miscelare, mischiare le arti. E poi è nato Lucido Sottile quando ci siamo trovate, che è nato anche molto da un percorso contemporaneo molto struggente, molto difficile, e dalla nostra stanchezza. Volevamo essere un po' più ironiche, un po' più irriverenti, un po' più scanzonate. Quindi, come compagnia, quanto tempo fa nasce proprio il progetto Lucido Sottile? Il progetto Lucido Sottile nasce nel 2003. 2002-2003, sì. E il primo spettacolo? Qual è stato? Il primo spettacolo insieme? Come Lucido Sottile, sì. È stato Murder Medea e poi Blu Sangue. Quello è stato il primo spettacolo proprio ufficiale dove abbiamo lavorato insieme. Prima abbiamo anche lavorato in Lucido Sottile separatamente. E invece poi diciamo che in Blu Sangue ci siamo consolidate come regia, coreografia e scrittura insieme. Cosa caratterizza la vostra attività teatrale rispetto alla classica idea di teatro? Quindi, perché le Lucido Sottile si caratterizzano? Io vi conosco e so il perché, però mi piacerebbe magari che anche i nostri visitatori, alcuni che possono non conoscervi, quali connotati ha la vostra attività di così particolare? È un'attività fortemente performativa che spazia tra il teatro, la danza, il canto, la musica in generale. Abbiamo fatto un sacco di cose, noi facciamo spettacoli comici, poi facciamo spettacoli vietati ai minori di 18 anni, soprattutto per i contenuti che sono un po' come appunto era... un po' forti magari. Esatto, di cui abbiamo parlato stasera, che era Holy Peep Show. E poi facciamo spettacoli per tutta la famiglia e anche performance che vengono collocate in un, diciamo, in un settore di teatro di ricerca un po' trasversale. Diciamo che forse la cosa che ci caratterizza di più, la nota particolare che ci appartiene, è proprio quella dell'interazione col pubblico. Okay. Noi abbiamo una forte interazione, è come se il pubblico fosse protagonista. Sì, vivesse un'esperienza effettivamente, senza sconvolgerlo, senza essere invasive, ma facendolo entrare come in un set cinematografico ogni volta che viene a vedere uno spettacolo. Bene, la vostra attività si, come dire, sviluppa solamente nella nostra isola o avete anche, come dire, effettuato spettacoli o contatti anche con realtà oltre la Sardegna, quindi più della penisola o anche internazionali? Noi siamo una compagnia ministeriale, quindi facciamo tournée nazionale, gran parte diciamo del lavoro in realtà si sviluppa nel territorio nazionale, abbiamo avuto esperienze internazionali, siamo un duo comico, abbiamo lavorato nel cinema, lavoriamo nella musica, facciamo tante cose, però diciamo che non si chiude solo ai confini regionali, dove comunque abbiamo un posticino riservato, anche speciale, ringraziamo tutti di questo, ma anche in territorio nazionale, conoscono le Lucide, le cattive ragazze del teatro. Perché a noi piace proprio l'idea del fatto che, pur essendo magari sarde, avendo iniziato qui, abbiate comunque un seguito, abbiate anche un notevoli consensi anche nel resto dell'Italia, non solo dell'isola ma anche della penisola, ossia ci fa piacere pensare che il sardo non debba solamente essere
tra virgolette, confinato in Sardegna, ma possa anzi esportare il proprio talento fuori. Sì, diciamo che l'arretratezza dovuta all'isolamento geografico non ci appartiene. No, sai cos'è la cosa più comica che ci chiedono quando lavoriamo in Sardegna? A fine spettacolo viene sempre qualcuno nei camerini per farti i complimenti, qualcuno che non ti conosce, e ci chiede: ma voi non siete sarde, vero? Che... Beh, l'accento effettivamente tu non ce l'hai tanto. Sì, però cerchiamo di sfatare questo mito dei sardi che sono sempre un po' chiusi. No, io non... Perché poi tutto questo, sai cosa? È stato anche sdoganato dalla... Noi lo sdoganiamo giorno per giorno. Sì, bravissimo. Avrete capito. Sì, dalla nostra storia. Certamente non siamo come Valeria Marini, che dice che non è sarda. Noi in ogni contesto in cui veniamo... coinvolte e chiamate, ci teniamo a ribadirlo, anzi per noi è una cosa normale, però ci mancherebbe, mi rendo conto che è più difficile per i sardi accettare, paradossalmente è vero. Accettare appunto che dei sardi possono avere un ruolo normale. Ma ormai siamo talmente tanti che quindi insomma dovranno abituarsi. Sì, siamo d'accordo. Infine, progetti. Ci piacerebbe sapere, anche per i nostri visitatori, quali sono i vostri prossimi progetti, i vostri prossimi spettacoli, come anche contattarvi, quindi magari diamo anche un po' spazio ai vostri contatti, in modo che anche magari i nostri visitatori che vogliono sia vedervi che, perché no, contattarvi, dove possono farlo? Ci trovate sicuramente sul nostro sito lucidosottile.com, okay. Piuttosto che su Facebook cercando Lucido Sottile. Anche o Lucido su Twitter. Su Twitter, su YouTube potete vedere qualcosa di nostro, tendenzialmente qualcosa di molto comico. E poi ci troverete al cinema a febbraio, parlando di prossimi progetti, in uscita con il film Un fidanzato per mia moglie, regia di Davide Marengo, con un sacco di importanti comici italiani, da Geppi Gucciari a Luca e Paolo, insomma, sempre sardo, Ale Franz, chi più ne ha più ne metta, sì, diversi. Allora ci insomma risentiremo magari anche dopo, così ci racconteremo vicendevolmente un po' le esperienze reciproche, ossia cosa pensiamo magari noi del vostro film e come vi siete magari divertite voi, perché di sicuro vi siete divertite. Come sempre. E allora un in bocca al lupo a 100 stili, 100 stili, vai. Grazie mille, siete state gentilissime, in bocca al lupo a voi, grazie. Ciao. Palla. 100 stili, il nostro video pensiero. Il tuo. Il tuo. Il mio. Il mio. 100 stili.